No, la società viene da sempre vista troppo maschilista e quindi diciamo che è già da tempo che sarebbero dovute cambiare le cose, stanno cambiando con molta lentezza, devo dire, però non è una lotta tra uomini e donne, è una lotta di parità, di anche riprendersi quello che ci appartiene, ma senza guerra, facendolo in maniera naturale, ecco. Come funziona in cucina? Vale sempre un po' il discorso uomo-donna o è un po' diverso da quello che accade, diciamo, con un lavoro tradizionale? No, devo dire che ci sono dei lavori in cui la forza maschile è sfacciatamente, ovviamente, messa in primo piano ed è anche il lavoro della cucina, è così. Però in cucina vale la determinazione, vale quella che è un po' la regola per tutti gli altri lavori, quindi la passione, la determinazione e il fatto di voler comunque far venire fuori qualcosa. Ovviamente dietro tutto questo deve esserci una grande passione. Progetti televisivi, devo dire che adesso è finita la stagione di Chop d'Italia, questo programma di, appunto, di cucina che mi ha visto tra i giudici. Ci sarà una nuova stagione a breve, vado sempre a portare la bandiera casertana e campana in giro per l'Italia e nel mondo, sono ambasciatrice appunto nel mondo della mozzarella di bufala campana DOP, testimonial di Bosch e quindi con molto piacere mi sposto per rafforzare quella che è la nostra identità campana ma soprattutto casertana.